Il lampo, una ballata piccola. Senz'altro, questo è già, da un punto di vista, se vogliamo, anche metrico, è già un qualcosa di diverso un po' rispetto alla tradizione. Traffico temporale si salta anche. Come temporale? No, uè. Temporale da fare, che cavolo. No, no, temporale da fare assolutamente. Bravo Faccini, un bel più. Un bel più. Anche è da fare senz'altro il temporale, anche perché tra la poesia e il temporale, la poesia e il lampo, ci sono evidenti analogie. Per esempio proprio la disposizione dei versi, delle strofe, queste piccole ballate che hanno un verso unico all'inizio che è come se volesse rappresentare la rapidità del fenomeno naturale. Insomma, quando vede un fulmine, un lampo, è qualcosa di immediato, di repentino. Quindi comincia a dire che c'è stato questo. Poi dopo, negli altri versi, puoi, non so, determinare meglio. Però è come se volesse, con questo primo verso, indicare il fatto naturale. Abbiamo detto, quindi, l'impressionismo di Pascoli, tra virgolette, no? Qui l'impressionismo è ancora più esplicito. Cioè, succede qualcosa, c'è un fenomeno naturale, qualcosa che il poeta vede, e questo qualcosa deve essere messo sulla carta, così come facevano un po' i pittori impressionisti francesi. Poi però vi sono le inquietudini personali di Pascoli, che emergono volente o nolente. Temporale, un bubbolio lontano, ancora una volta una onomatopea. Interessante sarebbe leggere ciò che ha scritto il Perugi nell'edizione Ricciardi delle opere di Pascoli. Ricciardi è una casa editrice che ha pubblicato grandi classici della letteratura italiana. Egli riporta un brano dall'ornitologia toscana di Paolo Savi, in cui si dice: il nome di bubbolo è stato dato a quest'uccello a cagione del grido che manda in primavera. Stando nascosto dietro gli alberi, continuamente ripete bu 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 con voce sonora e forte, di modo che ne risuona la campagna. Quindi questo senz'altro per noi non è casuale, il fatto che esista un uccello che si chiami bubbolo e che per il suo grido viene chiamato in questo modo non è casuale, vi ripeto, poiché Pascoli non è Leopardi. Pascoli conosce il bubbolo, conosce il chiù, l'assiuolo, la cincia allegra, conosce tutti questi piccoli animali. Per quanto riguarda la zoologia, soprattutto l'ornitologia, se vogliamo, era esperto di questa branca della zoologia Giovanni Pascoli, è chiaro che i versi di questi animali vengono antropomorfizzati, i versi di questi animali diventano quasi un'espressione, un simbolo di quella che è la tensione del poeta. Quindi c'è il temporale da una parte, c'è questo uccello, implicitamente ci si può riferire a questo uccello dall'altra. Il temporale è lontano, rosseggia l'orizzonte come affocato a mare. L'orizzonte è rosseggiante, di un rosso fuoco, verso il mare, nero di pece a monte. Vorrei sottolineare molto questa espressione, l'espressione nero di pece. Vuol dire quindi che a monte c'è una grande, cioè verso la montagna c'è l'oscurità, mentre verso il mare l'orizzonte rosseggia. Ma l'oscurità, il nero del monte, insomma, viene reso in questo modo molto particolare. Infatti dice, usa un complemento di specificazione, il nero di pece, no, cioè non dice per esempio come la pece nera o nero come la pece, infatti dice, ricorda i contini, il sintagma tipicamente pascoliano, nero di pece, non corrisponde ad una semplice similitudine, non c'è il come per esempio, ma istituisce una metafora che estrae la qualità nero che è posta in primo piano, mentre il sostantivo pece serve solo a determinare. Quindi il nero viene posto in primo piano all'inizio del verso, in una posizione
per esempio, non in una posizione tra virgolette di attributo, no? Ma in una posizione privilegiata rispetto al sostantivo. Il sostantivo si trova sotto forma di complemento di specificazione. Si tratta di piccoli espedienti, se vogliamo, stilistici, ma che stanno a indicare la dissoluzione del linguaggio, così, linguaggio tradizionale, no? Così come invece era impostato era utilizzato meglio nella poesia precedente. Stracci di nubi chiare. Anche qua è molto forte questa immagine. Anche in questo caso vi è un modo di utilizzare i sostantivi molto particolare, evidentemente anche qua per porre l'attenzione sulla parola stracci piuttosto che sulle nubi chiare. Tra il nero un casolare, un'ala di gabbiano. Questa immagine della casa che si presenta in mezzo all'oscurità è un'immagine che ritorna anche nell'altra poesia, Il lampo, una poesia, dicevamo, senz'altro da mettere in relazione con la poesia del temporale. E cielo e terra si mostrò qual era, quindi questa poesia, una cosa molto importante, il fatto che il cielo e la terra sono accostati fra di loro, di per sé cielo e terra, essendo due soggetti, vorrebbero un verbo al plurale, si mostrarono. Invece il verbo è al singolare proprio ad indicare la simbiosi, l'omogeneità, l'unione in una sola massa del cielo e della terra. In un attimo appaiono così come sono. È proprio il momento del lampo. La terra ansante, livida in sussulto. Il procedimento dell'umanizzazione del fenomeno naturale avviene attraverso l'utilizzo di aggettivi. Per esempio questi aggettivi ansante e livida, riferiti alla terra, cominciano ad operare questo procedimento dello scambio, insomma, fra quello che è il fenomeno naturale e la condizione umana. La condizione umana, che è quella sì di essere ansante, quindi di essere in tensione, di essere insoddisfatto, infelice, non viene esplicitato, non viene detto. Non si parla esplicitamente dell'uomo in questa poesia, ma è chiaro che in questa poesia slittiamo dall'impressionismo all'espressionismo, vuol dire quindi che la rappresentazione fa emergere quello che l'uomo, quindi l'artista, il poeta, sente dentro di sé, non fa emergere solo e semplicemente la realtà così com'è, quindi non solo l'oggetto, ma ciò che il soggetto profondamente sente dentro di sé. Ancora il cielo che è ingombro, tragico, disfatto, ancora una volta altri aggettivi che stanno a indicare questo scambio fra fenomeno naturale e condizione umana. Il cielo infatti è ingombro di nubi, cupro e soppresso dalla violenza del temporale. Bianca bianca nel tacito tumulto, una casa apparì sparì d'un tratto. Questa è l'immagine senz'altro più interessante di questa poesia, no? Era già, come vi dicevo prima, accennata nella poesia precedente del temporale, questa casa in mezzo all'oscurità. Qui l'immagine viene ripresa in modo ancora più drammatico e teso. Dice bianca bianca, anche qui notate l'utilizzo dei colori che sono in queste due poesie colori che non sono colori, perché il bianco non è nient'altro, come ben sapete voi che probabilmente avete fatto studi approfonditi in questo campo, nel campo dell'ottica. Il bianco è un insieme di tutti quanti i colori, mentre il nero è la negazione dei colori. Bianca bianca oltretutto ripetuto. Il tacito tumulto è un ossimoro, vale a dire un accostamento di due termini che sono contrastanti fra di loro. Tacito tumulto è un'allitterazione, perché c'è la presenza ripetuta del suono della consonante T. Una casa apparì sparì, altro ossimoro, cioè altro legame fra due parole che sono fra di loro di significato opposto. Oltretutto nel nesso fra apparì e sparì, oltre all'ossimoro, abbiamo anche l'omoteleuto, perché queste due parole terminano allo stesso modo. Omoteleuto, termine che deriva dal greco e sta a indicare che queste due parole hanno uguale fine termine, omoteleuto, apparì e sparì.
sta in questo modo quasi a indicare l'immediatezza, il flash proprio di questa immagine inquietante della casa che per un attimo si vede e l'attimo dopo non si vede più. I due verbi, tra l'altro, non sono collegati insieme dalla congiunzione, come vorrebbe la logica. Cioè, intendo dire, nell'analisi logica ci sono due predicati, due proposizioni diverse, dobbiamo avere la congiunzione. Apparì è sparì. La assenza della congiunzione è anch'essa significativa. E la sindeto, questo accostamento, che sta a indicare un po', vi dicevo, anche il procedimento analogico, no? L'accostamento di parole dove l'aspetto della logica, della sintassi, non è più così presente come avveniva negli autori precedenti. Una casa come un occhio che largo e sterrefatto s'aprissi chiuse nella notte nera. Ancora un'altra similitudine, come è avvenuto nella poesia di Lavandare, al termine di questa poesia ancora un'altra volta una similitudine che rende ancora più esplicito il riferimento all'uomo. Infatti questa casa viene umanizzata, questa casa diventa un occhio. Si tratta di una visione surreale, quasi una visione quindi da incubo o da sogno. Questa similitudine della casa che è come un occhio che largo, atterrito, stupito, s'aprì e si chiuse, ricorda un po' l'apparì sparì del verso 5, nella notte nera. Ancora una volta ritornano l'allitterazione in N, il nero, prima vi ricordate il nero di nubi, con l'inversione della posizione aggettivo-sostantivo che avevamo sottolineato nella poesia al temporale, il nero e il bianco, il nero contrapposto al bianco, ancora una volta la sindeto di s'aprì e si chiuse, il tutto per rendere il terrore, l'estrema drammaticità della scena che non fa altro se non rappresentare una tensione intima, personale del poeta e non semplicemente un fenomeno naturale. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.